Ciao a tutti, mi chiamo Andrea ed essendo bianco, etero e maschio, faccio parte di quel sottoinsieme di persone che non possono capire. Certo, la mia fortuna è che sono anche un terrone di merda, che non mangio carne e che non sono fan di Harry Potter. E quindi grosso modo posso capire cos'è la discriminazione, anche se vivo in un paese dove la discriminazione forse non esiste. Che tristezza. Prima di iniziare ringrazio i miei tippers, Emanuele, Gabbo e Gallet. Sempre grazie. Siamo nel 2021 e faccio questo discorso. Io mi rendo conto che quando il male è lontano e non può toccarci, in un certo senso ci conforta. Perché è lontano. E quindi ci viene spinto addosso dicendo: sei fortunato, è lontano. Ecco, in Italia il problema del razzismo è diventato una cosa ridicola perché, in primis, che se una cosa accade in America, cioè ben lontano da noi, ci stanno a mangiare sopra per mesi. Se una cosa accade qui, cercano di nasconderla o il minimo indispensabile. Ed è una cosa allucinante. Ma andiamo per gradi. Avete sentito della gaffe che ha fatto la Fabrizi? No? Lo faccio vedere Una bellissima foto di voi due insieme. No, bellissimo no. Sì, perché non trovi? Non Sembra una ragazza di colori. A parte Non il mi fatto riconosco, non mi che, riconosco. voglio dire, Capito, gaffe, l'è scappata la N-word, giustamente. No. Il problema è che la conduttrice gli dice: guarda come sei bella in quella foto. E lei: bella, ma che dici? Sembro una ragazza di colore. Cioè, mi stai dicendo che la ragazza. Cioè, nel 2021? Cioè, una persona normale vede una foto dove non si piace e dice che ne so, sembro un cane. Ma non dici sembra una ragazza di colore? Stai paragonando come simbolo di bruttezza le ragazze di colore? Nel 2021 questa cosa è definita una gaffe? Cioè, questo è un episodio di razzismo a mio avviso pesante, ma è definito una gaffe. Perché non ho visto la shitstorm? Perché non c'è stato un bordello? Perché è in Italia. Poi, dopo un anno si parla ancora dell'omicidio di George Floyd, che per carità è una cosa giustissima, però per esempio dell'omicidio di Willie, di quel ragazzo di colore che è stato ammazzato a legnate, non. Io onestamente non l'ho sentito più parlare. Così come la storia dell'avvocato Sedu o Sedu, non lo so come si pronuncia. Un giudice, cioè una persona che ha il potere di decidere la sorte delle vite umane che vanno nel suo tribunale. Chiede: ma scusa, sei laureato? Cioè, visto che ci piace tanto prendere spunto all'America, fosse successo in America sarebbe scoppiato un casino. E invece, notizia, indignati! Ora passiamo alla serie A. Anche la storia della regina che aveva paura che gli nasceva un pronipote mulatto, che è successo un bordello, qua tipo l'hanno messa come cagata. Cioè, tipo, se ne è parlato pochissimo, si è vista la faccia indignata di Oprah, e sti cazzi, e basta. Cioè, ad oggi ci sono questi episodi di razzismo che mi fanno sentire nel 1942, e se succede in America, ci ricamano sopra miliardi di articoli, interviste e minchiate. Se succede sotto il nostro naso, gaff. È normale questa cosa? Che poi la cosa bella dell'Italia, perché l'Italia è il paese più bello d'Italia? Perché prima ce l'avevate con noi. Vi ricordate quando prima eravamo noi le merde? Sti minchia di terroni di merda che venivano a fottervi il lavoro, ve lo ricordate? Perfetto. Adesso ci siamo uniti tutti. I napoletani che puzzavano di cani sono diventati amici vostri. I siciliani mafiosi di merda, i calabresi con l'anduja in culo. Tutti siamo diventati tutti amici. E il nostro collante qual è? Il razzismo. Cioè, abbiamo questo nemico comune che è imbattibile, su cui ricamano tutta la loro politica, che veramente è il motivo per cui io dico l'italiano è una testa di minchia. Perché hanno creato questo nemico, cioè i migrati clandestini, i rifugiati di guerra, eccetera, eccetera, che sono un business della Madonna. Raga, i soldi che arrivano a chi di dovere grazie agli immigrati sono troppi perché qualunque essere umano senziente li rifiuti. Quindi non solo sono i benvenuti da noi, ce li teniamo. Perché poi c'è pure la convinzione: vengono a rubarci il lavoro. Ma se già per noi in Sicilia la disoccupazione supera il 50%, se per noi non abbiamo lavoro,
Secondo te loro vengono a rubarci il lavoro? No, loro vengono perché siamo la costa più vicina. Dopodiché vorrebbero andare in Nord Europa, dove c'è il lavoro, nell'Europa vera. Perché noi non siamo la vera Europa, noi siamo lo schifo dell'Europa, siamo lo scarto d'Europa. Loro vorrebbero andare in Svezia, in Germania, in Finlandia, dove c'è il lavoro per tutti, non qui. Noi non solo ce li accogliamo, ce li teniamo perché non li facciamo andare via. E in più la cosa più bella di tutte è che li odiamo. Quando fra 10-15 anni, quando avranno finito di mangiare, come si suol dire, noi saremmo costretti tutti ad andarcene da questo paese di merda. E diventeremo noi, perdonatemi il paragone negativo, diventeremo noi i senegalesi del nord Europa, per dirne uno. Cioè mi immagino un ragazzo italiano che se ne va a vivere in Finlandia non lo vogliono, lo trattengono contro la sua volontà, e è lì, non possono scendere né salire, voglio vederlo. Anche perché già in Inghilterra è così. Ovviamente non voglio fare tutta l'erba in fascio, ma l'italiano in Inghilterra è il marocchino, tunisino, senegalese, arabo nostro, né più e né meno. Invece di prendercela con chi ci sta fottendo a sangue, ce la prendiamo con delle persone che noi stiamo fottendo a sangue. Il sistema politico perfetto. Cioè, come quel cretino di Trump che convinceva quei cretini che lo votavano di fare un muro. Come cazzo lo fai un muro grande tu? Quant'era? 20.000 chilometri di muro gli voleva mettere gli alligatori. E come la fai questa cosa? Non la puoi fare. E quindi con questa promessa che non realizzerai mai, ti tiri il favore della gente. Ma scusate se faccio di nuovo un paragone brutto. Gli immigrati sono come il muro, non li fermeranno mai perché hanno troppo interesse a farli venire qua. Quindi di che cazzo stiamo parlando? Con chi cazzo ce la stiamo prendendo? Boh. Fatto sta che questo si ripercuote in una mentalità che sta diventando veramente stupida per l'epoca in cui viviamo. Cioè veramente, pure per gente che sta qua da 10 generazioni viene discriminata, che sono più italiani di me, porca miseria. Però siccome hanno la pelle scura, non ha senso. E tutto questo porta al fatto che le persone come me non possono più parlare. Perché non posso capire, non posso vedere, qua di là, come se avessi posseduto io degli schiavi, come se avessi avuto una piantagione di cotone. Io che porca miseria, ripeto, guardate quanto sono bianco, proprio sono di un che guarda gli occhi chiari, quanto sono caucasico, porca troia, non posso più aprire bocca e niente perché io non posso capire. Così come adesso il razzismo, da come lo sto vedendo io, ha un altro significato. Non è più distinzione tra le razze, è i bianchi versus the world. Il razzismo inverso non esiste più. Ok, ma state portando a feto, ma ok. Esempio, lo sapete chi è Dwayne Jones? Non Dwayne Johnson, non The Rock, Dwayne Jones. Dwayne Jones è stato un attore che è passato alla storia perché nel film La Notte dei Morti Viventi è stato scelto come protagonista. Tu dirai, e sti cazzi? Io ti dico di no, perché uno era il 1968, quindi non è che eravamo l'epoca proprio dove i neri erano accettati al 100%. Due, protagonista di un film. Quando hanno chiesto al maestro Romero come mai questa scelta, Romero ha detto, quale scelta? È stato il migliore alle audizioni e me lo sono preso come attore protagonista. Questo si chiama essere delle persone oneste, delle persone pulite. Bravo maestro Romero, riposa in pace anche tu. Mentre adesso sembra che da un punto di vista artistico bisogna risarcire le persone di colore senza motivo. E quando io sottolineo questa cosa vengo preso per razzista, ma non ha senso. Spiegate che senso ha da un punto di vista, non voglio fare discorsi profondi. Giovanna d'Arco nera, Zeus nero, Achille nero, Lancillotto nero, Ginevra nera. Ora a me vi confesso che questa cosa neanche mi dà tutto sto grande fastidio. Non è che dico, che cazzo mi fai Giovanna d'Arco nera? Non me ne frega un cazzo in realtà. Però mi dà fastidio che quando qualcuno sottolinea che questa cosa non ha senso viene chiamato razzista. Non è razzismo, anzi è più razzista il fatto che cerchi di inserire personaggi di colore dove non c'entra un cazzo. Giulio Cesare non c'entra che me lo fai nero, non c'entra. Mi dispiace, non ha senso. Perché poi, se fai questo, perché non possiamo fare il contrario? Cioè, io penso che se fanno un film su Obama interpretato da Ryan Gosling, succede un bordello. Malcolm X interpretato da Russell Crowe, sarebbe un casino assurdo. Quindi, ripetendo e sottolineando che sono una persona a cui non dà tutto sto fastidio, la mia domanda è sempre quella. Perché? Perché? Scusate questo grande ragionamento che vi faccio. Perché Jessica Alba, che ha interpretato la donna invisibile, non è offensiva? Mentre se prendi un personaggio di colore lo fa interpretare da un bianco...
Jessica Alba non è bianca, è ispanica e ha le lentine azzurre e i capelli biondi in quel film. È il fondotinta per farla più chiara. Questo non è una cosa abbastanza razzistuccia? No, perché è verso i bianchi. Però poi mi censuri su Prime Video la puntata di Scrubs dove JD ha la faccia dipinta di nero col suo migliore amico di colore che va a una festa di gente di colore. JD, raga, personaggio di John Dorian, lo censurano per razzismo. John Dorian, bicho. Ragazzi, penso che abbiate visto tutti Scrubs. Rendetevi conto che demenza. E ultima cosa che voglio sottolineare, poi basta perché mi sa che ho parlato troppo. Che cazzo avete contro le persone con i capelli rossi? Tutti i personaggi con i capelli rossi adesso sono neri. Cioè, vi faccio alcuni esempi. Jimmy Olsen di Superman è interpretato da un attore di colore. Hawk Girl è interpretata da un'attrice di colore. Iris West e Wally West sono interpretati da attori di colore. Mary Jane Watson di Spider-Man è interpretata da un'attrice di colore. Starfire, che no, in teoria ha la pelle arancione, quindi è interpretata da un'attrice di colore. La sirenetta interpretata da un'attrice di colore. Raga, Annie, quella cazzo di bambina di merda di Annie, ora è interpretata da un'attrice di colore. Che senso? Perché ce l'avete con la gente con i capelli rossi? Cioè, sul serio, a un certo punto viene spontaneo chiederselo. Perché? Voglio morire. Bene ragazzi, il video è finito, colgo l'occasione per ringraziarvi, cioè per i bellissimi commenti ricevuti sotto il video di Non Bastano Più, non mi aspettavo tanto hype. Qua sotto avete tutti i social, se volete supportarmi con delle donazioni da IP vi sarei estremamente grati e ci vediamo venerdì.